Ed eccoci tornati con Soccer Manager. Oggi ci avviamo verso un momento importante perché siamo arrivati a dicembre, quindi ci sarà tra poco il mercato, vedremo se entreremo nel mercato, ma credo di sì. Come vedete siamo sotto a livello economico e quindi dobbiamo pregare. La squadra è questa, Colidio purtroppo vuole andarsene, quindi vedremo un po' cosa fare. Lui per ora non sono arrivate offerte, quindi non posso neanche volendo venderlo, e quindi si va così. Giustamente non lo metto in campo, per quanto abbia fatto sempre molto bene, però purtroppo da quando se n'è voluto andare diciamo che anche lui un po' è calato. Quindi questo è, continua la nostra corsa verso i piani alti di questa classifica. Purtroppo nel gioco le prime sei, o meglio solamente in quattro, fanno i playoff, che è una cosa un po' senza senso, onestamente non vedo perché non dovrebbero farlo dalla terza all'ottava, come è normale che sia, però vabbè, lo accettiamo così. Subito due ammoniti, attenzione però, perché mi sa che fanno gol loro. No, vantaggio del Cosenza, signori, su calcio d'angolo sempre. Attenzione, il cross, Favilli, è lui ragazzi, come era nello scorso episodio, anche in questo è lui il nostro post Colidio, Favilli, che da quando ormai l'abbiamo messo un po' fuori dai giochi, Colidio sta segnando veramente a raffica. Allora, dentro Ricci e Strizzolo, facciamo giocare anche Strizzolo, poverino, che non gioca mai. Signori, 2-0, ancora Aramu, calcio d'angolo, stavolta ad uscire, prima sempre a rientrare, bel cross, proprio lui, Luchino, 2-0 ragazzi, attenzione, ancora calcio d'angolo, Cosenza ancora in gol, su palla inattiva, non so chi ha battuto, onestamente arriva il 3-0 di Favilli, mamma mia ragazzi, comunque è incredibile che solo gli attaccanti fanno gol, una roba assurda, non può far gol nessun altro. È incredibile, io avrò visto in un anno e mezzo ormai forse un gol di un difensore e per sbaglio uno di un centrocampista, una roba assurda. Comunque, non ci interessa, 3-0 a casa e andiamo avanti. Allora, dalle mura è andato via, è vero, Caporale vuole andarsene, Caporà, mannaggia, pure te rompi le scatole. Caporale onestamente lo vorrei tenere se possibile, non vorrei venderlo, però se rompe le scatole lo vendiamo, prendiamo un in prestito, comunque vediamo un po'. Allora, Coppa Italia ragazzi, facciamo sano turnover, offerta per Mauri non si tocca, Mauri no, quello che voglio vendere è Colidio, però non arrivano offerte, come vedete. Vabbè, Florenzino giochi, ma tanto oggi tanto turnover Florenzi, quindi avresti... Allora, gioca Ramos perché non gioca da un bel po'. E facciamo giocare Colidio? Sì, dai. Colidio Striz, anzi Colidio Esposito. Gioca Florenzi, Cimino, Mauri, Ricci, Caporale? Facciamo giocare Caporale che è arrabbiato, ma va bene. E Adescina, poverino, facciamo giocare Adescina, dai. Oggi ragazzi turnover, è vero che la Coppa ci può dare soddisfazioni e gioie, però va bene così. Tra l'altro hanno Baglieie, ex Catanzaro, titolare, lì a destra. E attenzione perché passano subito in vantaggio, o meglio, al 40esimo, con Vlasic che verticalizza per qualcuno. Ma era palesemente in fuorigioco, ma di 6 metri. Ma era 6 metri in fuorigioco, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma 6 metri? Ma guardate dov'era! Ma porco... Ma ragazzi, ma era in fuorigioco di 6 metri! Vabbè, è andata così. Camporese, Terracciano, perché Cimino è un po' così. E a centrocampo mettiamo Curfa? Vai, Curfa. E niente. E noi invece pareggiamo, signore, attenzione, sempre su calcio d'angolo, il nostro marchio di fabbrica.
Il cross, Colidio, mannaggia a te Colidio, mannaggia a te. E ai rigori, vinciamo ai calci di rigore, signori, passiamo contro il Torino, non ci credo. In maniera del tutto involontaria, passiamo e vabbè, dai, ce lo prendiamo sto passaggio del turno, anche se non era voluto, non era nei piani. Amen. Qui ancora non c'ho 200 di sti crediti. Allora, sblocchiamo questo, sblocchiamo questo e sblocchiamo questo. E così abbiamo quasi finito. E va bene. Poi, che dobbiamo fare? No, che stai facendo? Qui, Coppa Italia. Non ci tante, dateci dei soldi. Qualche soldino in più, abbiamo fatto un miracolo. Dateci 2 euro in più. Sedicesimi contro l'Inter, alla faccia della, ragazzi. Adesso però c'è la Salernitana, e questo è importante, ragazzi. In casa è molto importante. Scusatemi, io ho letto una roba che veramente non ha il minimo senso. Caporale è contento che gli permette di lasciare il club. Il morale di Caporale è migliorato. Caporale ora è felice di rimanere nel club. Eh? Eh? Scusate, che cazzarola state dicendo? Cosa straminchia state dicendo? Vabbè, lasciamo stare. Che è meglio che non dico nulla. C'è Aramu un po' stanco, secondo tempo mi sa che poi ci saluta. Colidio torna. Dalle mura... Caporale io non volevo venderlo. A parte che trasferimento in sospeso, già ho accettato, ma io non ho più difensori poi. Ah no, beh, ho Camporese. E ci siamo, ragazzi, questa è la squadra un po' stanca, giustamente, ma non ci interessa. Andiamo. Voglio arrivare a questo mercato che mi intriga, non so cosa aspettarmi, io spero di venderlo, Colidio ci finanzierebbe un po' tutto, però vediamo un po'. Vai, Colì, Aramu sta per esplodere. Dentro Florenzinho, i terzini sono un po' stanchi. Vabbè, Cimino, Kufalidi si è ammonito e teniamolo 0-0. Va benissimo così, signori. Va benissimo così. Oggi partita molto dura, quindi lo accetto sto pareggio. Migliore in campo il loro portiere. E va bene, va benissimo, va benissimo. L'Empoli 5-0. Dall'altro, scusatemi, no, si è fatto male Mikai, porca troia, no, questo non ci voleva, ragazzi. Porco due. Dobbiamo far giocare Vettorella, non ci credo. Porca trottola. È brutto, quando si fa male il portiere... Male, ragazzi. Volevo vedere, però, quando giochiamo con l'Inter... Ma tra l'altro quante minchia di partite abbiamo ancora da giocare? Un sacco. Con l'Inter giochiamo... Un giorno prima della... Vabbè, solito calendario da culo. E vabbè, Adescina vuole giocare di più. Migliorato, dalle mura invece... Vabbè, dalle mura ti ho appena venduto. Niente, Mikai si è spaccato, gioca Vettorella. Preghiamo. Strizzolo, Favilli, Florenzinho. Florenzinho in panchina. Vabbè, in realtà la squadra è questa. E Mauri, perché si è arrabbiato? Non è, vuole giocare di più. Facciamo giocare Mauri, ragazzi. Facciamo giocare Mauri. Mi spiace per Curfa, ma facciamo giocare Mauri. E andiamo, ragazzi, in quel di Brescia. Partita impegnativa, molto. Tra l'altro, ora che ci penso, Brawl Stars potrebbe tornare. Perché vedremo se domenica porterò ancora eFootball. Oppure faremo qualcos'altro. Devo un po' pensarci. Potrebbe anche uscire ancora Soccer Manager, eh. Vediamo un po'. Effettivamente questi giochini qui non li porto da diversi mesi ormai, dall'estate praticamente, quindi vediamo un po'. Allora, primo tempo 0-0, Curfa, scambiamoli, poi Colidio, Francesco Pio, mi fido di lui e niente. Altro 0-0, porca trottola. Tanto scommettete che siamo ancora decimi-undicesimi, palese siamo ancora decimi-undicesimi. 14 tiri a 2, ragazzi, porca trottola. Che palle.
Dobbiamo vincere queste partite. Siamo decima ancora. Ma che due coglioni però. Ma non si può. Non si riesce mai a... Non si riesce mai. Mai. Siamo a meno 5 ancora. Ma sono un sacco di punti. Che poi non sarebbe giusto. Ma perché le prime 6 e non le prime 8? Boh, io veramente non lo capisco sto gioco. Ma non ha senso. Saremmo a pari punti con i playoff. E non a meno 5. Non si riesce mai a fare quel salto in più. Una roba assurda, ragazzi. Non so se è un problema tattico, un problema di giocatori. Ma poi vuole... Colidio, ma se ne vuole andare oppure deve rompere i coglioni fino alla fine? Cioè, io non ho veramente parole. Vabbè. Caporale, tu perché sei felice tutto d'un tratto? Non lo so. Mauri, vabbè, facciamo giocare Curfa. E Francesco Pio, ragazzi. Favilli mi si è un po' ingolfato nelle ultime partite e vabbè, gioca ancora Vettorel per forza di cose. E andiamo, ospitiamo il Parma e vediamo un po'. Subito in vantaggio noi invece, attenzione, Curfalidis fa due Veroniche, Favilli allarga sulla destra, Terracciano si scorda il pallone, poi la rimette per Favilli. Favilli sul primo, 1-0, la sblocca lui in questo primo tempo e io non farei cambi. Dai ragazzi, dai, dimostriamo di essere forti, non da decimo posto come ogni anno, per favore, dai. Parma KO, questa è una grande vittoria, questa è una grandissima vittoria. Ah, finalmente un bei tre punti convincenti. Ma Colidio, ma vuoi andartene via? Porco due. Hai ragione, Colidio, poverino, non giochi. Vuoi andartene? Tu ti sei lamentato. Però vediamo, perché potrebbe anche darsi che in realtà... Cioè adesso, scusatemi, dalle mura ti ho appena ceduto. Caporale ti ho appena ceduto. Mauri, vabbè. Allora, Colidio vuole essere per un club, vuole giocare per un... Quanti cazzo di robe c'hai? Cioè, scusatemi, Allora, Colidio vuole giocare per un club più grande. Però è deluso di essere in lista trasferimenti. È deluso dalle sue prestazioni, però vuole essere più coinvolto nella squadra. Ma ragazzi, ma sto qua è uno psicopatico o sono psicopatico io? Cioè, io non ho parole. Ma non ho parole, ma veramente... Ma ricoveratelo, ma ragazzi, ricoveratelo. Ma io non veramente... Cioè, mamma mia, ma come si fa a vivere con uno così? Boh. Torna Mikai, che comunque Vettorel non ha neanche preso gol, quindi, cioè... Tanto criticato, tanto sottovalutato alla fine. Il suo l'ho anche fatto, comunque torna il nostro Mikai. E andiamo, ragazzi. Andiamo a Venezia, trasferta dura. Trasferta dura, ma siamo pronti per questo ennesimo impegno. Favilli un po' male, Strizzolo. Colidio non lo metterò. E Florenzigno. Niente. Alterniamo sti 0-0, ste vittorie. Però, ragazzi, io un punto a Venezia pure me lo prendo, onestamente, Non mi dispiace per niente. Cesena ha vinto col Brescia. Cesena che, se non sbaglio, lottava con noi per... Siamo sempre decimi. Che due palle, ragazzi, veramente. Cioè, a parte che abbiamo giocato contro Salernitana, Parma, Venezia, Samp, tutte le prime. Però siamo ancora decimi, è incredibile sta cosa. Vabbè. È arrivato gennaio. È arrivato il vecchio gennaio. Cimino. Ma tu non eri... Ma poverino, non c'è... Giovane. Sei un giovane, Cimi. Sì, infatti non so perché tu... Vabbè, Gianfi, tanto te ne sei andato. Consiglio club del mese, vediamo un po'. Curfalidis. Grande Curfa. Prestiti. Non ha giocato nessuno. Mannaggia. E abbiamo 2 milioni di euro. Il problema è che abbiamo 2 milioni di euro, ma ho venduto 45 giocatori. Piccolo problema. Sulle mana molto bene questo mese. Mica hai fatto una partita. Cioè, vabbè. E qui abbiamo tutti gli obiettivi. Più o meno. I giovani
siamo quasi arrivati. Ripeto, lo stadio non me ne frega proprio niente. E facciamo un po' un recapino, va? Giusto per capire un po' che cosa ci serve, cosa dobbiamo fare. Mamma mia, siamo pochissimi. Allora, in porta siamo a posto, terzino destro va bene, terzino sinistro ok, ci serve un difensore. Tu puoi fare il difensore? No. Chi è che può fare il difensore qui? Nessuno? Proprio nessuno, nessuno? Nessuno. Vabbè, però un difensore onestamente lo prenderei, perché siamo in tre, siamo un po' pochini. E poi a centrocampo siamo a posto, Adescina, Florenzi, c'è anche José Mauri, trequartista va benissimo, e le punte finché c'è Colidio va bene. Ragazzi, allora prendiamo il difensore. Un difensore ci serve, un difensore centrale, abbiamo 2 milioni di euro e con quelli lo prenderemo. Poi mandiamo via Colidio, ci prendiamo un altro attaccante, però deve andare via, se no ovviamente niente, resta con noi, che devo fare? Prima l'avevamo accettata l'offerta, poi lui ha rifiutato, io non so che cazzo fare, ragazzi. E, volevo vedere le finanze, si possono vedere? Non qui. Strutture? No. Trasferimenti. No, tranquillo. Allora, finanze, non è qui. Dove minchia sono le finanze? Oh, meno 4,25. Ma neanche troppo. Allora, ci vogliamo prendere sto difensore? In lista? Vabbè, in lista non c'è nessuno. Nipa in lista trasferimenti comunque, però purtroppo non lo posso prendere. Mi piacerebbe molto. Allora, vediamo prima gli svincolati, come sempre. Per forza di cose li andiamo a vedere. Meglio che non li vedevo, anche se in realtà per una riserva potremmo anche prendere Catariota, ma anche no. E lista prestiti, mi intriga. Purtroppo possiamo prendere solo Mattias Moreno. C'è sta cosa che comunque gli altri non vengono perché non vogliono trasferirsi in un altro paese, veramente. Lasciamo stare, e quindi o andiamo di low cost con lui, giusto per avere un difensore in più. Tanto abbiamo Camporese, quindi perché devo spendere soldi per un difensore? Ce l'ho già il terzo, mi vado a prenderlo in prestito, fai la riserva, vieni fino al 27 e basta. Così almeno non devo spendere soldi, siamo a posto. Camporese, ti faccio giocare Camporese, dai. Offerta accettata, benissimo ragazzi, è arrivato Moreno. Tranquillo, fai il bravo, ti aumento un attimo anche la chimica. Così almeno abbiamo un difensore in più. Camporese, vai, ti faccio giocare. E va benissimo ragazzi. Posto di Svoboda? Tu cosa vuoi fare? Stopper, fai lo stopper. Va benissimo ragazzi, direi che portiamoci... Vabbè, Moreno tanto resta lì tra le riserve, non si lamenterà. Mi porto Mauri e siamo a posto ragazzi. Questo è ultimo match di quest'oggi, molto impegnativo contro il Frosinone, e si va, siamo in trasferta, quindi sarà dura. Hanno Venturi loro? Gli abbiamo venduto Venturi l'anno scorso. Vabbè, non mi ricordavo di questa cosa, ma va benissimo così. E speriamo bene, signori. È stata dura questo episodio, più che altro non tanto dura, però quello che mi attanaglia un po' è il discorso di Colidio, perché veramente fa la fine di... Vi ricordate l'anno scorso Gianfi, quella gente lì che ci abbiamo messo un anno a venderla? Mi sa che faremo quella stessa fine. Attenzione però, perché dopo un minuto il Cosenza passa in vantaggio allo Stirpe, sempre sul calcio d'angolo. Aramu Kurfalidis traversa gol ed è 1-0. Attenzione, momento più unico che raro, non segnano attaccante del Cosenza. Però mi sa che arriva l'1-1, signori. E invece no, Ioannou recupera palla. Ioannou. 2-0. Ioannou, espulsione, attenzione per Vural, resta anche in 10. Il Frosinone, dentro strizzolo, Aramu e Kurfalidis li teniamo e teniamo un po' tutti.
solamente strizzolo. E che è successo? Ah, all'89esimo è finita la partita, l'arbitro aveva fretta, vabbè, e noi siamo contenti, vinciamo 2-0 e chiudiamo così l'episodio. Bene, devo dire episodio molto positivo, a parte qualche 0-0 random, però abbiamo fatto tutte vittorie contro squadre molto forti, quindi dai Mauri, che palle, ma strizzolo ti ho appena fatto giocare. No, si è fatto male Vettorello un sacco, ragazzi. Azzolina. Mauri l'ho messo in lista, ma non penso proprio di venderlo, sinceramente. Lo faremo giocare un po' di più, però Vettorel brutta. Vabbè, vediamo se c'è un portiere random negli svincolati, giusto per, se no in prestito. Ci sarebbero i portieri in realtà. Vabbè, signori, se si fa male anche Mikai, andiamo a prendere un portiere qua agli svincolati, tanto per, e basta. Signori, dai, io mi fermo e vi do appuntamento alla prossima. Ci sarà l'Inter, partite importanti, il mercato. Speriamo bene. Ciao a tutti, ragazzi.